Tecnologia come strumento di lavoro, di integrazione nel mondo del lavoro. Questo è il tema del quale dovrebbero parlare, anzi parleranno poi. Lo dico subito ai miei interlocutori che invece di fargli fare discorsi lunghi proprio per evitare le digestioni pesanti, farò domande io in modo che risolvano in fretta, diano risposte rapide. Però parto io con un po' di prolusione, spero non noiosa, chiedendomi se la tecnologia è davvero uno strumento di integrazione. E lo dico perché, sì certo, sono convinto che lo è. È una domanda assolutamente retorica, però devo dire che io sono partito dai tempi in cui le tecnologie non esistevano, no? L'unica cosa, e chiederci lungo sulla mia età, l'unica cosa che si usava era la tavoletta a cubaritmo per noi ed erano sufficienti perché e oltretutto avevamo pure gli insegnanti ciechi e quindi non c'era nessun problema. Poi ci siamo battuti per l'abolizione degli istituti e per l'inserimento nella scuola pubblica. Non so se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male, io credo che abbiamo fatto bene, anche se questo è un tema che ho in questo momento tralasciato. Ricordo solo che ai tempi in cui frequentavo le superiori, proprio perché erano avanti tecnologie, dettavo i compiti di italiano, i termini di italiano, al compagno che mi affidava la professoressa, che finiva prima, con il risultato che aggiungevo i miei errori ai suoi e quindi naturalmente era un disastro. Almeno avevo l'alibi per dire che non andavano bene. Arrivati nel mondo del lavoro, devo dire che abbiamo affrontato non poche scommesse. Se io penso, salto tutta l'esperienza da insegnante che ho avuto per 20 anni, ma da giornalista negli anni 80 io scrivevo gli articoli sulla dattilo Braille, poi naturalmente siccome non potevo passare la mano dall'articolo in Braille alla dattilo normale, perché sennò non avrei mai finito, dettavo gli articoli a mia moglie in modo che li mandavo in giro, li mandavo al giornale. E finché un bel giorno nel 1987 è arrivata una macchina portentosa, si chiamava VersaBraille, arrivava direttamente all'America e credo che allora costasse qualcosa, Davide conferma, ma credo attorno ai 17 milioni di euro, di lire, credo. Oh ragazzi, qui la confusione euro-lire è un disastro. Allora, mi sono detto che era fantastico, il problema è che per 2 anni non ha funzionato, arrivava direttamente all'America, l'ho mandato in giro, l'ho rimandato in America, non andava. Un bel giorno mi hanno suggerito che c'era una piccola azienda a Mestre che era appena nata e che poteva forse metterlo a posto. Gli ho portato il mostro ed è partito in 448 e lì devo dire che ho ritrovato un compagno di collegio che per la verità è più compagno di mio fratello che mio e soprattutto ho trovato quella che sarebbe diventata il mio angelo custode di un analfabeta totale che sono io, che era Lucia, e che per me è stata un angelo custode vero per anni. Però, se fate così mi fate venire il magone. Allora, quando il VersaBraille è partito, che non era peraltro IBM compatibile, devo dire che ho avuto per me è stata una forma di libidine, nel senso che scrivere i pezzi e poterli stampare in nero e quindi che li potessero leggere gli altri, per me è stata una grandissima, siccome io vivo in un paesino piccolo, ero diventato quello che una volta era il parroco, il farmacista, venivano da me a far scrivere, sono diventato per un certo punto il difensore civico dei più sfigati, scusate il termine, perché scrivevo di tutto, perché mi piaceva l'idea di poter comunicare con gli altri senza mediazioni. Scrivevo, stampavo e via. Dopodiché siamo giunti a Windows per fortuna, no? E quindi alle barre Braille, allo scanner, eccetera, eccetera. No? Siamo arrivati pure ai portatili e qui devo dire che i nomi non li ricordo neanche tutti, perché se penso al Braille Mate, un'unica cellula, il Braille Light, pronto, Braille Sense, Dio ci scampi. No, molta acqua è passata sotto i ponti dal momento del VersaBraille. Oggi si va con la tecnologia spinta, si superano le barriere, abbiamo sentito stamattina cose che ti fanno risolvere un sacco di problemi. Io parto dal presupposto che
questi sono strumenti, sono mezzi. Personalmente, pur avendo in mano il computer, dovendo, io sono uno che scrive abitualmente circa 700-800 articoli all'anno, quindi ho in mano il computer tutti i giorni per molte ore, però vi devo dire che non vado matto per le tecnologie spinte. Io non ho ancora conosciuto né iPhone né smartphone e ho idea che finirà Facebook prima che io cominci a conoscerlo, no. Però devo dire che mi accontento di lavorare e di essere inserito nel mondo dei normali, tra virgolette. Insomma, nella mia terra mi sono fatto una fama, una certa fama, come giornalista, e sono molto contento e credo che non serva poi a volte dedicarci chissà quanto tempo nelle ricerche, benché quello che lo dico perché probabilmente un po' di invidia l'ho, sentivo stamattina Lenzi, mi pare che Alessio Lenzi, bravissimo, un po' di invidia l'ho, ma io non ce la faccio e quindi no. Solo invidia. Devo dire che la tecnologia ha sicuramente ha avuto e ha un ruolo importante per far uscire i disabili dal ghetto, ma ho la sensazione che a volte ci dedichiamo forse troppo tempo, forse soprattutto credo che non credo in chi inventa corsi espressamente per ciechi, no? I corsi per giornalisti ciechi. Ho visto un giorno da qualche parte che inventavano un corso per giornalisti ciechi, ci sono corsi per cronisti ciechi, per cuochi ciechi, sa Dio. Io credo che tutti dovremmo riuscire a partecipare ad attività che fanno anche gli altri, no? Senza necessariamente che ce li leggi. Devo dire che l'unico corso a cui parteciperei volentieri, però lo facessero, è un corso per pilota di Formula 1 cieco, ma credo che ho qualche dubbio che ce la faremo. No? Comunque siamo vicini alla bandiera a scacchi, vedremo. Ecco, dopo questa sbrodolata, di cui vi chiedo scusa, ma non devo ancora bere il caffè, per cui ho tentato di tenermi sveglio, ho qui di fronte 5 testimoni che hanno qualcosa da raccontarci. Hanno saputo inventarsi una posizione, spesso senza paracadute, no, perché poi i paracadute sono comodi, insomma, no? Invece fanno professioni che non sono le professioni, tra virgolette, protette. Sono testimoni che io ritengo privilegiati. Li presento subito, anche se più di qualcuno di voi non li vedrà, quindi non li faccio neanche alzare i piedi, però alzati. Claudia Cattadori, non Mattadori, che lavora all'ufficio ragioneria e riscossione tributi, e quindi su questo l'IMU noi non la tocchiamo, del comune di Agordo in provincia di Belluno. Giorgio Ligato, che è analista programmatore alla Maria di Pala. In piedi, non so se c'è. Feliciano Dalbò, avvocato esperto, se vi interessa, in diritto ereditario, che è sempre buono, perché se c'è una cosa, dicevamo oggi, che non muore mai è il diritto ereditario, perché prima o dopo i nostri muoiono, ahimè. Riccardo Eleiasoff, che non c'è, mi pare che non l'avevo visto. Vabbè, non c'è. Aveva malato la compagna attrice. Aveva malato la compagna, peccato. La compagna attrice, chiedo scusa. Franco Covallero c'è? Sì. Ah, questo è il migliore. Lui è titolare di una ditta di autotrasporti e di autogrupp. Quindi è un sollevatore di morale. Allora, avremmo dovuto avere con noi anche un parroco, il parroco di Umbertide, Don Gerardo, giusto? Però purtroppo voi sapete che noi siamo tranquilli, abbiamo il diritto di riposare il sabato. I parroci fra comunioni, confessioni, prima cresime, lavorano come pazzi e quindi al suo posto mi dicono che dovremmo avere, però a questo punto sto sull'incerto, un filmato che lo mostra, è giusto? Davide? Sì, c'è, boh, perfetto. Allora, dicevo prima che per non annoiare e per non fare discorsi lunghi, io vorrei quasi quasi passare il microfono con rapide domande, che un po' le faccio io, se poi volete farle anche voi va benissimo. E allora io comincerei subito con
una domanda che è la carta d'identità dei nostri ospiti, che vuol dire età, luogo di nascita, di residenza, famiglia, alla faccia della privacy. Quindi cominciamo con Claudia, no, comincio con Feliciano che è più vicino, mi è più comodo, così alle donne non si chiede l'età. Alle donne non si chiede, infatti è obbligatorio che lei la dica, può dire tranquillamente che non l'ha detta. Allora, Feliciano Dalbò, avvocato esperto in diritto ereditario, raccontici la tua carta d'identità, a te. Grazie. Ma ce l'hai il microfono? No, ah, eccolo qua. Boh, lo sapevo che c'era. Buon pomeriggio a tutti. Allora, per l'età non ve la dico prima, non va bene lo stesso. Comunque sono sopra i 50, ecco. Ma diciamo così. Ecco, io sono uno dei troppi avvocati italiani, perché un solo dato, che a Roma ci sono più avvocati in città che in tutta la Francia. E qua mi fermo, non si sa perché, ma noi siamo un paese anomalo anche per questo, quindi siamo pieni di avvocati, troppi. Allora, io sono civilista, e civilista significa che tratto le materie prettamente del codice civile, cioè famiglia, separazione, divorzi, successioni in particolare, proprietà, diritto societario, insomma tutte le materie che sono elencate nei 6 libri del codice civile. Insomma. Ecco, non sono in grado di fare il penalista, il tributarista, né l'amministrativista, come tanti miei colleghi sono bravissimi, io non sono in grado di fare tutte queste cose, quindi ne faccio una sola. Ecco, io sono di Montebelluna, provincia Treviso, si è vicino a Treviso, e ho uno studio da una decina d'anni da solo, insomma, ecco. Ho cercato di mettermi da solo, all'inizio con tante incertezze, ma insomma poi mi sono deciso. Sei nato così? Sono come? Sei nato cieco? No, io ho la retina pigmentosa e un po' alla volta, insomma, si è spento un po' tutto, ecco così, insomma. No, tutto! Quasi tutto, insomma, no, ecco, so cosa vuole dire intendere Davide, insomma. Però non sentiamo particolari, quello no. Non penso almeno, ma c'è un rimedio lì, c'è un rimedio, anche se non vediamo il colore del rimedio, ma comunque c'è. Ecco. Allora, posso continuare o devi fare domande? No, la prima domanda. Allora, ritieni di aver risolto alla domanda sulla carta d'identità? Sì, non hai detto che hai due figli? Sì, ho due figli, sì. Avevo anche una moglie fino all'anno scorso. Poi mi sono separato perché giustamente insomma dico, ma perché uno su cui si separa e io no? Allora ho detto, facciamo che noi insomma provo l'emozione, i miei clienti si separano e io provo anche io l'emozione, guarda. E diciamo che insomma è stata meglio di quella dei miei clienti sicuramente. A memoria dell'esperienza di come trattano, io ho detto no, non farò come loro, difatti ho fatto le cose molto meglio di loro e non ho neanche speso soldi, ecco. Quello è importante, ecco, non ho speso soldi. Claudia, a te il microfono. Io sono Claudia Cattadori, lo dico, 35 anni. Un po' di coraggio. Abito ad Agordo, in provincia di Belluno, un piccolo paesino tra le Dolomiti, pubblicità, e appunto da 6 anni lavoro al comune di Agordo, all'ufficio ragioneria tributi. Prima ho appunto studiato e ho fatto altri lavori, tra fuori insomma, comunque al momento appunto sono in comune e sono molto contenta. Abito appunto ad Agordo con la mia famiglia, i miei genitori, mia sorella e il mio cane guida Fiona. E ero ipovedente fino a qualche anno fa, nel senso che avevo un piccolo residuo visivo all'occhio sinistro, che mi permetteva di distinguere i colori o di leggere le lettere, sono scritte grandi con fatica. E adesso appunto è tutto luce, ombra e nebbia fittissima, però le tecnologie, il braille e tutto il resto mi sono stati utilissimi per continuare la mia vita e per proseguire il mio lavoro nella mia vita normale. Grazie, arrivederci. Giorgio Rigato, che mi pare che sia qui in parlare. Sì, insomma, perfetto. Io sono Giorgio Rigato, ho 46 anni, e come si capirà chiaramente dal mio spiccato accento veneto, sono veneto, della provincia di Padova, e lavoro in Almaviva, lavoro nell'informatica,
Più precisamente faccio l'analista e progettista informatico. Sono inserito in questa azienda Almaviva appunto dal 1988. Due brevi parole sull'azienda per capire un po' il contesto in cui mi trovo ad operare. Almaviva è un'azienda che si occupa di information technology e di CRM. CRM si intende gestione di call center e contact center, mentre l'area information technology si occupa di fornire soluzioni informatiche. Io lavoro in questa seconda area e diciamo nell'area appunto dell'information technology noi operiamo in diversi ambiti che vanno dalla pubblica amministrazione, lavoriamo per il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero della Pubblica Istruzione, alla difesa, quindi diciamo che produciamo sistemi per il controllo radar, sistemi per la vigilanza costiera, dopodiché lavoriamo nell'area dei trasporti, quindi gestiamo il sistema informativo delle Ferrovie dello Stato in Italia e operiamo anche nell'area finance, quindi nell'area finanza, tutto ciò che ha a che fare con banche, società finanziarie e in qualche misura anche con le assicurazioni. Io lavoro in quest'area qui, quindi praticamente il mio compito è quello di progettare soluzioni che servono alle banche per far funzionare diciamo, i loro sistemi informativi. Scusa, la carta d'identità, sei sposato, hai figli? Sei no, allora, single? Sono single ancora per 28 giorni perché mi sposerò fra un mese. Ringrazio. In realtà non l'hai detto per la paura di bagnare. No, diciamo che è un momento importante della vita, ci sono arrivato tardi, però insomma poi uno determinato passo lo fa quando trova la persona giusta, insomma. Io l'ho trovata adesso. Sono Franco Covallero, sono di Vicenza, sono sposa, ho 45 anni, ci tengo a dirlo. Grazie. Mi sembrano anche pochini, per quello l'ho detto. E sono sposato da 22 o 3, non mi ricordo. Comunque da 2 o 3 sicuramente. Non si ricordano mai volentieri. Dovrebbero essere 22. E ho due figli, Francesco e Giulia. Francesco ha 21 anni, Giulia quasi 16. E gestisco la ditta di azienda di trasporti della famiglia. Diciamo che l'ha fondata mio papà negli anni 60 e diciamo io ci ho sempre lavorato fin da piccolo, fin da quando si saliva sui camion per giocare e poi via via fino al conseguimento delle patenti superiori e così via. L'ho gestita in un determinato modo ovviamente fino all'età di 36 anni, età nella quale a causa di un'ischemia ottica, un'atrofia nerva bilaterale, nel giro di un mesetto ho perso la vista in entrambi gli occhi. È stato un momento un po' così di panico, siamo stati tutti colti un po' dal panico, nel senso che la nostra azienda fa un genere di trasporto che è un po' particolare, che presuppone e prevede necessariamente lo studio di fattibilità. Noi facciamo trasporti di macchinari per aziende meccaniche, grossi macchinari, nell'ordine di 20-25 tonnellate. Abbiamo l'onere di sollevarle, trasportarle e collocarle sempre negli ambienti di lavoro. Questo è un problema grosso, talvolta molto grosso, perché specialmente per quanto riguarda in modo particolare le aziende Orace, che una volta a Vicenza la facevano da padrona, adesso un po' meno, ma le aziende Orace sono sempre collocate per motivi di sicurezza, per motivi di costi, eccetera, al secondo, al terzo piano degli stabili, degli edifici, e quindi i macchinari oggetto delle loro lavorazioni vanno collocati là. E questo presuppone prima di ogni trasporto uno studio di fattibilità e di come collocare questi macchinari, che presuppone necessariamente la visita sul posto, la visione dell'ambiente, della posizione, localizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è per questo che all'inizio questa cosa, che è stata anche molto veloce, molto imprevista, ci ha gettato un po' nel panico. Poi con l'aiuto fondamentale della mia famiglia e di mia moglie in particolare, ci siamo rialzati, siamo ripartiti. Diciamo che la tecnologia è stata uno strumento fondamentale.
stato uno strumento fondamentale per la gestione generale dell'azienda. Io mi arrangio a gestire gli ordini, mi arrangio a fare le mail, i contatti con i clienti, mi arrangio a gestire lo scadenziario, mi arrangio a in molte cose, insomma, grazie a Davide Cervellini, che mi ha dato una mano fondamentale 10 anni fa, ma veramente fondamentale. Adesso diciamo che riesco a gestire quello che gestivo prima, facendomi prestare gli occhi ogni tanto da qualcuno che magari ci vede bene, ma in linea di massima, insomma, riesco a fare quello che facevo prima nel medesimo modo. Grazie. Io ho avuto la fortuna di, diciamo, cominciare a perdere parecchio la vista verso, mi stavo per laureare, quindi insomma, ho avuto la fortuna di potermi laureare abbastanza bene, insomma, cioè, diciamo, con la vista discreta, ecco. Gli ultimi tempi, gli ultimi un anno e mezzo ho avuto difficoltà, ma insomma era ormai la fine, quindi ecco. Il problema è stato subito dopo, che ho avuto nel giro di poco tempo un crollo. E quindi qual è il discorso? Dopo laureato dici cosa faccio, perché qua perdo la vista, e quindi già il problema è entrare nel mondo del lavoro. E quindi diciamo che è stato il fatto di perdere la vista in coincidenza, diciamo, della laurea, ecco, mi ha creato in un primo momento problemi psicologici, e infatti io ho cominciato a studiare, io sono per 7-8 anni notaio, dovevo fare il notaio, per due ragioni, uno perché si guadagna tanto, e bisogna, non sono senza grandi sforzi, no, no, ecco, e non sono ipocrita, ecco. Ecco. E seconda cosa perché ovviamente pensare di lavorare all'interno dello studio e non andare in giro, ecco, lo vedevo come un qualcosa di così più tranquillo, perché diciamo, cominciavo a vergognarmi quando la gente vedeva che non riuscivo più a così, insomma, si accorgeva che non vedevo. E quindi il problema è quando uno perde, diciamo, quasi tutto in un colpo la vista o sostanzialmente parecchio, non è più autosufficiente, quindi mi sono un po' chiuso e mi sono messo a studiare tanti anni, ecco. Ovviamente sì, studiare ho studiato tanto. Come hai studiato? Ho cominciato prima con le cassette e dopo ho cominciato con il computer, con lo scanner e via dicendo, però diciamo ci ho messo tanta diciamo forza e volontà, però bisognava per fare una cosa seria studiare notaio, bisognava essere a Roma a frequentare i corsi giusti, le scuole giuste, e quindi era più quasi un chiudersi all'interno delle mura domestiche per non affrontare la realtà. Dopo purtroppo sì, ho fatto, perché come notaio la prima volta ho potuto farlo dopo 4 anni che ero laureato, la prima volta all'esame di concorso, e quella volta lì, ecco, io ho studiato e non sapevo se potevano farmi fare l'esame, quindi ho studiato così, quasi per niente, perché se dovevano decidere mi hanno scritto, avevo scritto una lettera dicendo decideremo al momento in cui verrà se potrà fare l'esame, perché un notaio cieco, ok, non può fare il notaio. Allora io non ero cieco, però all'epoca, però insomma, quindi sono arrivato lì la prima volta e mi ricordo c'era il presidente della Corte di Cassazione che viene lì e mi ha detto cos'è questo qua, uno strumento mitigranditore? E detto, loro siccome sono molto stretti, hanno paura che copino eccetera eccetera, ha chiamato un tecnico e fa smontiamolo tutto, no? Io ho detto stiamo scherzando, smontiamo ancora il mitigranditore? E io ho detto e come faccio a fare l'esame? E io ho detto guardi presidente, guardi, stai attento, ci sono 3 manopole qua. Questo si ingrandisce, questo è, insomma, ha capito, e quindi non me l'ha smontato, ecco, perché sennò, ecco, perché sennò sarebbe stati problemi, ecco, sinceramente. E quindi la sua osservazione è che forse era la prima volta che facevano fare un concorso a uno che aveva problemi di vista, perché era la prima volta, diciamo, e quindi ho detto, beh, tutto sommato, dai, ho aperto anche la strada, in una situazione quanto precaria, perché mi hanno messo davanti la commissione. Era in giugno-luglio, con il sole che batteva sul computer, non ci vedevo niente, avevo le mani che gocciolavano la tensione, perché stai dentro 3 giorni con 10-12 ore all'interno, cioè è stato un macello veramente, ma insomma la situazione è che sono riuscito a fare almeno a fare la prova, ecco. Poi dopo l'ho rifatto, però non è andato bene, ho detto beh bisogna che mi metta a fare qualcos'altro, e quindi ho detto faccio l'esame di notaio e di avvocato, e quindi mi metto a fare l'avvocato, ecco, questo è stato. Quindi però mi è servito, diciamo, ho perso tempo, perché più sommato al giorno d'oggi perdere tempo e non metterti nel mondo del lavoro 6-7 anni dopo, insomma, non è il massimo, però
mi è servito anche perché tutto quello che, perché sapete che i notai studiano parecchio le successioni, diritto commerciale, insomma, mi è servito anche poi per indirizzare la mia professione. Infatti se faccio civilista è proprio perché ho questa impronta, diciamo, ex di, nota, diciamo, di studente che studiava per il concorso notarile, quindi è una materia prettamente civile, quindi mi sono concentrato anche come avvocato su questa materia, ecco. Beh, gratificazioni tante, devo dire, perché io comunque mi sono sempre sentita parte anche della mia classe, dei gruppi in cui ero, non mi sono mai sentita trattata diversamente perché avevo appunto dei problemi di vista. Questo devo dire che per me è una gran soddisfazione, e è una gran soddisfazione il fatto che tante volte le mie colleghe vengono, mi chiedono le cose e tante volte mi dicono: cavolo, ma noi ci dimentichiamo che magari tu certe cose non riesci a percepire, tipo cose di grafica, cose così, no? Cioè proprio si dimenticano del fatto che magari non le vedo, e questo per me è anche bello, nel senso che vuol dire che mi considerano comunque parte dell'ufficio. Frustrazione, l'unico, diciamo, problema, tra virgolette, un po' pratico che ho riscontrato nel mio lavoro, che comunque è una minima parte di quello che faccio, è quando i contribuenti vengono in ufficio e consegnano i modelli scritti a mano, perché lì, lì purtroppo devi farti aiutare, perché anche gli scanner più evoluti, no, per cui per sapere se hanno compilato tutto, per forza devi chiedere, come frustrazione lavorativa. Questo però è una minima parte. Grazie. Io praticamente ho cominciato fin da subito nel quasi buio, e diciamo che la mia evoluzione poi è stata lieve, nel senso che sono partito dal quasi buio e sono arrivato al un po' più buio ancora, con un minimo di luce, diciamo così, no? Diciamo questo, io vengo da una famiglia, diciamo, che forse mi ha anche aiutato a guardare più alle cose che si possono fare che non a quelle che non si possono fare, partendo anche dal presupposto che comunque la vita è unica e non è che perché hai un problema poi ci avrai un'altra possibilità, insomma, no? Il discorso delle frustrazioni, guardando a ritroso, diciamo, è abbastanza difficile commentare adesso delle cose che magari allora puoi aver vissuto come delle frustrazioni, perché adesso le vedi con, come dire, con l'animo di chi ha 46 anni e a volte ti dai anche delle spiegazioni, insomma, no? Io comunque devo dire che fin da piccolo, per esempio, quando ho cominciato le superiori, avevo diversi interessi ed ero concentrato più che altro su quegli interessi. Per esempio, non so, per diversi anni ho fatto parte del tifo organizzato della squadra di calcio della mia città. Dopodiché, quando sono cresciuto e si andava in giro a fare magari anche dei malanni e si rischiava la galera, ho pensato che era meglio andare a vedere le partite con calma, magari con due amici, e magari andare in tribuna piuttosto che in curva, dove magari rischiavi anche di prenderti qualche scazzottata, e non vedendoci era anche un po' più difficile, diciamo così, gestire i pericoli, insomma, diciamo così, no? Che ne so, fin da giovane, per esempio, ho avuto la passione, appunto, come dicevo prima, vengo da un piccolo paese dove le origini sono contadine, diciamo così, e quindi ho sempre apprezzato molto il fatto di potermi coltivare il mio pezzo di terra, il mio orticello. Adesso rimpiango di non avere il tempo per potermi dedicare abbastanza a questo tipo di attività. Come chi mi ha preceduto, anch'io nel corso della mia vita, sia a scuola sia nell'ambiente di lavoro, ho dovuto far fronte a diverse situazioni particolari. Io, per esempio, mi ricordo che il compito di italiano e anche quello di latino lo scrivevo con la macchina da scrivere normale, senza però poter vedere quello che scrivevi, quindi, diciamo, ti facevi la brutta copia in braille, poi copiavi con la macchina da scrivere, ma gli errori che facevi li vedevi solo quando ti avevano consegnato il compito, insomma, no? Quindi, però fa parte anche di questo, di vita vissuta, e poi alla fine c'è anche un po' di orgoglio ad essere qui a distanza di tempo a raccontarlo, insomma, no? Dal punto di vista lavorativo, diciamo che più che frustrazioni, ci sono delle cose che un po' ti, come dire, ti mettono ansia, ti mettono paura. Per esempio, per me il momento di ansia maggiore è quando devo andare da un cliente nuovo e mi presento, e prima della riunione in cui magari andavo a spiegare quelle che sono le soluzioni che la mia azienda, diciamo, propone, la cosa che io penso
è che gli altri in quel momento staranno pensando, ma chi mi hanno mandato questi, insomma, no? Poi dopo cominci a parlare e magari vedi che alla fine perdi il treno perché la gente, per il ritorno, perché la gente continua a chiederti questo, quello, come risolvete questo, come risolvete quello, e magari sei lì in due o tre persone della tua azienda e magari vedi che la situazione è concentrata su quello che magari riesco a fare o a rispondere io, quindi il diventare comunque punto di riferimento è qualcosa che ti dà molta soddisfazione. Quindi io credo che poi alla fine per avere delle soddisfazioni bisogna provare anche delle frustrazioni, delle paure, insomma, no? In fin dei conti, io credo che la nostra esperienza di vita, sempre per rimanere diciamo in tema calcistico, io credo che sia un po' come iniziare una partita e per qualche motivo, magari per un fallo da ultimo uomo, la tua squadra dal quinto minuto gioca in 10 contro 11. Magari sei una finale di Champions League. Non è che puoi rinunciare a giocarla quella finale. È una detta che l'hai persa in partenza, insomma, no? Quindi è un po' questo quello che guida un po', diciamo, quello che è il mio stile di vita. Devo dire che l'ambiente lavorativo e quindi la preparazione che ho avuto per affrontare questo ambiente lavorativo e le tecnologie sono, diciamo, un mix che mi hanno aiutato molto. Poi se tu hai la preparazione, hai le tecnologie, ma non hai la voglia e il coraggio di metterti in gioco, qualsiasi preparazione, qualsiasi tecnologia serve a poco. Grazie. Come dire, le frustrazioni nell'immediato, la cosa che mi è capitata è stata così repentina e violenta che non ho avuto neanche il tempo nell'immediato, nell'imminenza dell'accaduto, di essere frustrato, perché avevo una moglie, avevo dei figli piccoli, avevo un'azienda che aveva tre dipendenti, tanti clienti, e lì per lì dovevo risolvere, rattoppare, diciamo, momentaneamente la falla che si era creata. E dopo un po' sì, perché dopo un po' ti accorgi che i clienti non si rendono ancora conto che tu non ci vedi, e allora ti chiamano, ti dicono: Franco, devi venire a vedere quella roba là, perché là non è una cosa facile, devi venire tu. E perché loro perdevano di vista, loro, il fatto che io avessi perso la vista, no? Io avevo ricominciato a lavorare, mi chiamavano 10 volte al giorno, allora mandavo uno dei miei ragazzi, uno dei più fidati, che poi mi riferivano la cosa, si discuteva, ma loro mi chiamavano e mi dicevano: ma perché non sei venuto tu a vedere? E dicevo: guarda, ti ricordo che ho problemi di vista. Ah sì, hai ragione. Ma due giorni dopo mi richiamava e mi diceva: ma sei sicuro che si fa così? Ma è meglio che vieni tu a vedere ancora. E quindi la frustrazione che derivava da questo, e poi non l'ultima, la frustrazione che derivava dal fatto che originariamente, sempre, da sempre, fino all'età di 36, dai 18 ai 36 anni, ero, come dire, il protagonista tecnicamente parlando dei lavori che facevamo. Dalla guida dell'autotreno al rimorchio, alla gru, alla collocazione, alla movimentazione. Io avevo tre dipendenti, ho ancora tre dipendenti, ma che erano abituati ad eseguire, a lavorare con me, hanno imparato tantissimo, e questo lo si vede ancora adesso, però la frustrazione di non essere più quello di prima, ecco, questa ti dà ancora adesso, a volte mi dà frustrazione. Poi, essendo sempre stato un po', come dire, il protagonista degli spostamenti, dei viaggi, di famiglia, eccetera, eccetera, un'altra cosa che mi pesava all'inizio, ora non più, però era quando qualcuno diceva: ma chi è che accompagna Franco là? Franco, che era sempre stato abituato ad andare da solo là, e adesso avvertire che c'era questa necessità di essere accompagnato ti dava ovviamente una certa frustrazione. Poi con gli anni uno capisce, accetta serenamente questa condizione, comincia a capire che quando la moglie, la sorella ti dice: la accompagno io, no, lo accompagni tu, no, io ho da fare, accompagnalo tu, non è così
una cosa negativa come la si leggeva prima. È una discussione, come ne accadono tanto in famiglia, tutti i giorni e sempre. Grazie. Ecco, volevo dire un'altra cosa riguardo alle gratificazioni, che le gratificazioni invece sono venute. Sono venute in tutte le attività che mia moglie mi ha forzatamente proposto. Andiamo dalle usci di fondo, andiamo al ballo liscio, di cui adesso stiamo facendo. Mi ha costretto addirittura a competizioni di ballo liscio. Lei si diverte perché per una volta tanto guida, e allora questa la gratifica a lei, ma gratifica anche a me. Queste sono le piccole soddisfazioni che stiamo vivendo in questo periodo.